Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi presento la seconda parte del mio viaggio a Monaco. Iniziamo subito a bomba, in maniera incredibile, con un locale che fa delle ribs deliziose. Locale famoso, sparso in tutto il mondo, Hard Rock Café, che ha un menù interamente senza glutine. Mega costolette Hard Rock Café e mangiamole tutte. Con le mani unticce, ma l'uomo ha trionfato sul cibo. Ecco, appena uscito dall'Hard Rock Café. Allora, la prima cosa che vi posso dire è che dentro fa un freddo della Madonna. È freddo, molto freddo, aria condizionata a palla. Forse è meglio che mi fermi per le riprese. Aria condizionata a palla, freddo. Mangiato bene, c'è il menù senza glutine, quindi andate tranquilli, prendete tutto. C'è scritto anche che è certificato che contiene meno di 20 parti per milione, quindi tranquillissimi. Erano molto, tutti conoscevano l'argomento, quindi erano molto up to date a riguardo. Ho pagato 28,50 €, cosa molto negativa, 7 € di 3/4 di litro naturale, 6,95 € per la precisione, roba pazzesca. State attenti a quello, ecco, non avevo controllato il prezzo, l'avrei preso lo stesso, però buono, potete venire qua. All'Hard Rock Café io do 5 spighe alla qualità, 5 spighe alla sicurezza e 3 spighe al prezzo, perché sì, l'acqua costa davvero troppo. Quando siete a Monaco potete andare a vedere la Hofbräuhaus, una delle famose birrerie in centro in cui Hitler ha fatto un famoso comizio. Avete voglia di mangiare una bella bistecca? E il Gaucho, ristorante argentino, fa per voi e fanno senza glutine. Il Gaucho, ristorante argentino, mi hanno detto che la carne è senza glutine, quindi vabbè, mi fido. L'ambiente sembra bello. Ecco che è arrivata la bistecca, buon appetito! Buona, buona, buonissima! E il Gaucho! Questa è l'entrata. Non si stende, adesso vi faccio vedere che c'è anche la parte esterna. Allora, intanto vi posso dire carne top, carne buonissima, forse una tra le migliori che abbia io mai mangiato, morbida, sugosa, buona. E questo è l'esterno, il Gaucho. Quindi dicevamo carne top, prezzo un po' elevato, sempre l'acqua 6,90 €, 75 centilitri naturale, cavolo, tantissimo, elevatissimo. Io ho preso 300 grammi di non mi ricordo che animale e ho pagato, mi farei il calcolo, 26 €, quindi prezzo un po' abbastanza elevato, ma la qualità vale tutto. Personale un po' scortese. Al Gaucho io do 5 spighe alla qualità, 3 spighe alla sicurezza e 2 spighe al prezzo. Era davvero eccessivo secondo me. Ma come vi ho detto l'altra volta, Monaco è bella sia di giorno che di notte e ora ve lo mostro.
Vi presento adesso due locali che hanno offerte senza glutine. Io personalmente non sono riuscito ad andarci perché non avevo abbastanza tempo, ma voi potete provare a fare un salto. Bernie's Noodle Bread fa senza glutine? Non ho capito se fa solo la pasta o meno. Anche Mongo dovrebbe fare senza glutine. Ho scritto una mail all'associazione celiachia della Germania e mi hanno dato questo indirizzo, però sul menu fuori dalla porta non c'è scritto niente. Non me l'hanno dato, quindi potrete andare. Però io non sono fan del cibo asiatico, quindi penso andrò. È uscito il tipo, è venuto a controllare. Lo so, io non sono fan del cibo asiatico, poi soprattutto se non mi mettono fuori in grande senza glutine dopo che l'IC me l'ha consigliato, non mi carba troppissimo. E per concludere questo video vi faccio vedere delle immagini stupende degli English's Garden, dei famosi giardini di Monaco. È pieno di anatre che dormono. Anche questo secondo video su Monaco di Baviera si è concluso, spero che vi sia piaciuto questo nuovo viaggio all'insegna della carne, perché fondamentalmente ho mangiato solo carne. Vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!